mi è accaduto di notte su di un po'. Uno spettacolo corale, tra video, letture, performance e canzoni. È stato questo il programma di Libere dalla Violenza per spezzare il silenzio. Lo spettacolo, a cura di Francesca Borgioni, del Centro di Ricerca e Intervento Sociale, promosso per sensibilizzare giovani e adulti sul problema delle donne che subiscono violenze fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche, e per sollecitare, come hanno spiegato dal CRIS, le istituzioni perché creino percorsi che proteggano concretamente le donne e permettano loro di denunciare le violenze subite. Uno spettacolo itinerante che, dopo essere stato messo in scena anche a Corciano e Spoleto, è arrivato sul palco del Liceo Classico Mariotti di Perugia, grazie alla collaborazione di diverse associazioni: la Chiesa Valdese, la Rete delle Donne Antiviolenza, Donne Contro la Guerra e Amnesty International di Perugia. Amnesty porta avanti anche l'appello a favore delle donne in Iran, attiviste che si occupano appunto di portare avanti un'eguaglianza di diritti anche verso le donne, e appunto con questo appello vogliamo appunto cercare di salvaguardare anche il ruolo della donna all'interno della società iraniana. La manifestazione è andata avanti tra canti, lettura di passi dell'Antigone di Sofocle, di relazioni sui dati ISTAT sulla violenza contro le donne o sulla normativa contro la violenza sessuale. Lette anche testimonianze di ragazze che hanno subito violenza, fino alla danza afro-brasiliana con il suono e il canto di tutti gli studenti. Abbiamo coinvolto anche i ragazzi e pensiamo che è molto significativo anche per loro di poter partecipare e vivere un attimo tutta la questione anche sul proprio pelle, stando davanti e impegnarsi.